Amici di Freenhouse, amici di Radio A, la radio della Lunigiana, siamo al nostro appuntamento settimanale con quello che scrivono i quotidiani italiani sulla vita della Chiesa. Dobbiamo fare subito una sottolineatura perché sarà un appuntamento molto breve. Questa settimana pochissimi articoli relativi alla vita della Chiesa sui quotidiani italiani, tutti impegnati su due temi principali: la crisi di governo in Italia con la soluzione del nuovo governo Draghi e poi la situazione del Covid, in particolare per quanto riguarda le varianti, la brasiliana e la sudafricana. Notizie per quanto riguarda la Chiesa sono pochissime e anche questa, se vogliamo, è una notizia, e abbiamo trovato soltanto due giornali questa settimana, per quelli che sono a nostra disposizione tutti i giorni, che hanno presentato notizie: il Giornale di Milano e il Foglio. Ci sono poi naturalmente i blog che parlano in modo polemico talvolta della Chiesa italiana e non riteniamo di dare voce a queste opinioni personali, sarebbe un altro tipo di trasmissione, un altro tipo di riflessione che noi andremmo a proporre. Quindi una cosa molto breve, e comunque questo già è una notizia di quanto la vita della Chiesa oggi interessi i quotidiani nazionali italiani. Naturalmente è il segno di una settimana, quella trascorsa, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se questo dato verrà confermato. Comunque possiamo dire che è un dato il mancato interesse della stampa nazionale per la vita della Chiesa, del Vaticano e della Chiesa in Italia, se non nei giornali classici Osservatore Romano e Avvenire, che da qualche settimana noi registriamo nei nostri appuntamenti. E allora andiamo subito a vedere quello che abbiamo a disposizione. Il Giornale di lunedì 8 febbraio, e si fa riferimento all'Angelus del Papa del 7 febbraio. Se anche il Papa chiede alle famiglie di fare più figli, l'invito è stato chiarissimo: fate figli se volete che l'Italia abbia un futuro. Non perdiamo altro tempo, la situazione è preoccupante. Il Papa, scrive il Giornale del 7 febbraio, dalla finestra del suo studio all'Angelus, al termine, ha fatto un appello che a molti forse sarà sembrato anacronistico, ma che in realtà è la base da cui partire per un vero recovery post-pandemia. Esploda una primavera di bambine e bambini per uscire da questo inverno demografico che stiamo vivendo. Il tema poi è trattato a pagina 17, sempre dell'8 febbraio, del Giornale. Siamo di fronte a una crisi di civiltà, ha tuonato in più occasioni anche il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, figlio della guerra, che sa bene come andarono le cose a quei tempi. Il Papa raccoglie l'invito della Chiesa italiana e chiede con forza agli italiani e alle italiane una carica di bimbi rumorosi che possa risollevare le sorti della patria. Certo, la Chiesa è la prima a insistere perché la politica si impegni a dei forti sostegni economici per le giovani coppie, soprattutto in questa fase. Si tenga anche conto però delle parole del Papa pronunciate già nel 2015. Tre figli per coppia sono il minimo necessario a mantenere stabile la popolazione. A buon intenditor, chiude il Giornale di lunedì 8 febbraio. E restiamo sempre sul giornale, perché il tema ora riguarda l'estero e si va sul Giornale dell'11 febbraio, era giovedì. E la Cina spia preti e religiosi, tema delicato, tema spinoso che il Giornale affronta citando il giornale online Asia News. È un documento. Non avrai altro Dio all'infuori dello Stato. È questo, in estrema sintesi, il senso di un documento in cui la SARA, l'amministrazione statale per gli affari religiosi, ovvero l'autorità di Pechino, preposta al controllo di tutti i culti, stabilisce e conferma la subalternità di ogni fede all'autorità del partito e del presidente Xi Jinping in Cina. E il tema è affrontato dal giornale anche a pagina 17, sempre dell'11 febbraio. Il grande fratello di Xi in Cina ha un database per schedare i religiosi di qualsiasi fede religiosa. Raccolti e archiviati i dati di vescovi e imam. Anche la fede deve essere subalterna al Partito Comunista Cinese, questa è la versione che ci dà il giornale. E leggiamo: l'articolo 1 stabilisce che per poter esercitare funzioni religiose bisogna innanzitutto amare la madrepatria,
cioè la Cina, sostenere la leadership del Partito Comunista Cinese, sostenere il sistema socialista, rispettare la Costituzione, le leggi, i regolamenti e le regole, praticare i valori fondamentali del socialismo, aderire al principio di indipendenza e autogestione della religione e aderire alla politica religiosa della Cina, mantenendo l'unità nazionale, l'unità etnica, l'armonia religiosa e la stabilità sociale. Chi volesse di più? Il Giornale, pagina 17 dell'11 febbraio 2011. E chiudiamo con un altro tema, si cambia giornale, andiamo sul Foglio dell'8 di febbraio, si parla della giustizia come viene amministrata in Vaticano. Il giustizialismo vaticano fa acqua da tutte le parti, secondo quello che scrive il Foglio. L'idea di sacrificare alcuni e proteggere altri, ostentando al mondo una ritrovata purezza del sistema, secondo il Foglio non regge. Qual è l'elemento che prende il Foglio ad esempio? Dopo la mancata convalida da parte dei magistrati italiani delle misure cautelari nei confronti di Cecilia Marogna, la ricorderete, cittadina italiana indagata oltre Tevere per il reato di peculato che aveva rapporti con il cardinale Becciu, quindi qui si torna al caso del cardinale Becciu, ebbene, dopo la mancata convalida dei magistrati italiani delle misure cautelari chieste dal Vaticano, gli inquirenti vaticani hanno ritirato la richiesta di estradizione in Vaticano per consentire, si legge, all'imputata di partecipare al processo in Vaticano libera dalla pendenza di misure cautelari nei suoi confronti. Gli inquirenti vaticani, in pratica, spiega il Foglio, fanno sapere alla Marogna che può serenamente recarsi dall'altra parte del Tevere a farsi giudicare. E questo dopo che la Marogna era stata arrestata e incarcerata in Italia per oltre 15 giorni in esecuzione di provvedimenti adottati dagli inquirenti vaticani. Provvedimenti poi cassati dai magistrati italiani per vuoto motivazionale. Contrarietà ai principi sanciti dalla Costituzione, richieste irrituali e non in linea con i protocolli internazionali. E si chiede il Fatto Quotidiano, perché allora dobbiamo rivedere il sistema giudiziario vaticano? Perché non confidare nel sistema giudiziario vaticano? E c'è tutta una spiegazione. Vi rimandiamo al Foglio dell'8 di febbraio, quindi un articolo critico sull'amministrazione della giustizia dello Stato della Città del Vaticano, secondo il Foglio. È tutto. Una settimana scarna, scarsissima di notizie che riguardano la Chiesa. Noi diamo nuovamente la linea alle rispettive regie.